Eh sì Paola, e continua veramente al di là della stanchezza questo momento di grande amarezza, di grande disorientamento per i tifosi nerazzurri. Per quanto riguarda la partita, per tre quarti di gara ha prevalso la maggiore organizzazione di gioco dell'Udinese, che ha legittimato il parziale di 2-0. Poi nell'ultimo quarto di gara finalmente è venuta fuori l'Inter, ma sinceramente si è trattato più di orgoglio che non di gioco. Partiamo con il dolore di Alberto Zaccheroni, grande amico di Marco Pantani. Vieri in panchina, dentro Cruz e rilancio per Pizarro, alla fine il migliore in campo. Il pressing alto dei friulani toglie il respiro a Stankovic e Farinós, sicché i principali colpi di genio arrivano da Recoba. E qui De Santis è bravo due volte. Jorgensen, partendo da sinistra, diventa seconda punta ed è abile nell'aprire la difesa avversaria a tre. Sul lancio di un super Pizarro, gran tiro e palla sul palo. Quando l'Inter attacca, Cruz appare sempre molto lontano da Adriano e in assenza di cross di Zanetti e Pasquale, il brasiliano è spesso isolato in fase offensiva. D'altro canto, se Zanetti e Pasquale non salgono è perché devono contenere Pieri e Jankulovski ed è il primo nel finale del tempo a ribadire la prevalenza bianconera. Zaccheroni stringe i denti. L'inferiorità numerica della mediana milanese suggerisce l'innesto di Lamouchi al posto di Recoba, con Stankovic trequartista. Vieri intanto si scalda, ma continuare a non avere in mezzo al campo mastini come Almeida e Cristiano Zanetti significa lasciare il possesso di palla all'Udinese. Pieri, Fava, Toldo. Nell'azione del gol, ad esempio, guardate quanti metri ha a disposizione l'interno Pinzi al momento di concludere a rete. Tiro, palo interno e gol. All'ottavo Udinese in vantaggio. A questo punto dentro Vieri, che si dimostra però poco reattivo al posto di Adriano. Lo stordimento dei padroni di casa, troppo lunghi sul terreno di gara, prosegue e la squadra di Spalletti ne approfitta. 21esimo, cross di Jankulovski e nono gol di Fava. 2-0 e t-shirt di famiglia Vai Forte Papà. In un paio di circostanze Cruz spaventa De Santis su punizione e finalmente l'Inter sfodera almeno l'orgoglio. Attenzione in questa azione a Vieri, che si aiuta con un braccio e propizia al 26esimo il settimo gol di Cruz. Ecco il modo nel quale Vieri si porta avanti la palla. Negli ultimi 20 minuti cala l'Udinese e la squadra di Zaccheroni schiaccia gli avversari con una determinazione troppo tardiva. Occasione per uno sfiduciato Vieri. Poi su corner un prodigio di De Santis dice di no a Cruz. Quando Cooper fu esonerato i punti di distacco dalla vetta erano 7, ora sono addirittura 16 e la linea torna a Paola Ferrari.